Giro di consultazioni per il presidente incaricato Mario Draghi, che prima di presentare e sottoporre con ogni probabilità mercoledì la sua lista di ministri al presidente della Repubblica Mattarella, fa la quadra sulla maggioranza che lo sostiene. Ai nostri microfoni oggi la storica leader dei radicali Emma Bonino, già ministro degli esteri e ancor prima commissario europeo, Carlo Calenda di Azione e Enzo Maraio, segretario del Partito Socialista. Il Presidente ci ha dato a grandi linee il suo programma, che dirà anche agli altri, credo, che aveva come primo punto la scelta convinta del progetto europeo e una scelta convinta di schieramento atlantico in politica estera. Ci ha poi dato le sue priorità, correggetemi voi, che sono la coesione sociale, eccetera, eccetera, il recovery fund per la ripresa economica e l'ambiente. Ha aggiunto tre riforme richieste anche dalla Commissione europea, che sono la giustizia, la sburocratizzazione e la questione fisco. E noi abbiamo aggiunto noi qualcosa. Ovviamente senza scendere nei dettagli, ma ci sembrano le grandi linee di un piano di rilancio vero e consistente del nostro Paese. Ovviamente abbiamo un po' declinato quelle che sono le priorità, trovandoci totalmente in sintonia, gli abbiamo ribadito un appoggio forte, incondizionato anche per i momenti che verranno più difficili di quelli di oggi, come di tutta evidenza, e comunque è un piano che traguarda senz'altro per noi la fine della legislatura. Un incontro molto positivo con il presidente incaricato Draghi su temi specifici, impegni concreti, un grande clima di fiducia, riforma della giustizia, riforma della pubblica amministrazione e riforma del fisco, i tre pilastri fondamentali che saranno le priorità per il nuovo governo che verrà messo in campo nei prossimi giorni.